Ladies and gentlemen, avete preso posto? Perché oggi siete sugli ascoltabili.it, ma soprattutto siamo tutti in prigione. Siamo tutti alla Folsom Prison, pronti per applaudire Johnny Cash. È un grande live. This one's called I Got a Woman Way Across Town. Già, devi avere una forza d'acciaio per superare un'estate in Arkansas, quella del 1944. Quella poi è la più maledetta di tutte. Il caldo è uno stato mentale, l'umido ti entra nelle ossa, insomma boccheggi, perché a respirare normalmente non ce la fai. E mentre la canotta ti si appiccica sulla pelle, tu sei chino nei campi a schivare le zanzare, a raccogliere il cotone. Eh beh sì, da queste parti non ci sono molte alternative, neanche la musica ti dà sollievo, neanche il pezzo di apertura, una cover straordinaria di un brano di Ray Charles, eseguita da un ragazzino che nel 1944 sta raccogliendo il cotone insieme a suo fratello. Ladies and gentlemen, qui è Memphis che vi parla e che Elvis Presley, come sempre, ci benedica tutti quanti. Sono di nuovo qui per un nuovo appuntamento con Vinyl Nights. La vita scorre sui solchi di un vinile, di un disco, ovviamente il nostro preferito, e siamo sugli ascoltabili.it. I due fratellini, Jack e J.R., che poi sono le iniziali di Johnny Ray, sono molto diversi tra di loro. Jack, il più grande, è il figlio perfetto. I suoi raccolti sono ricchi, conosce tutte, proprio tutte le storie della Bibbia, ed è un grande pescatore. Il piccolo J.R. soffre della sindrome del fratello minore. Ammira e invidia Jack, che ai suoi occhi è perfetto. Vorrebbe stare al suo fianco per sempre. Ma purtroppo non sarà così. E Jack muore tragicamente di lì a poco, un incidente con una sega elettrica. E il vuoto che lascia nel cuore di J.R. è immenso. Non fa altro che pensare agli ultimi momenti passati insieme, come quando di sera sono lì entrambi in canotta, su un lettone, con la fatica di una dura giornata ancora nel corpo, ma felici. Ascoltano la radio di nascosto dai genitori. L'abbiamo fatto tutti, no? Stravedono entrambi per le canzoni di un gruppo, le Mother Maybelle and the Carter Sisters. Ciao Memphis, fonte Wikipedia. Maybelle Carter, figura di grande rilievo nell'ambiente della musica country dei primi anni 50, divenne nota con il soprannome di Mother Maybelle, una figura matriarcale all'interno della scena dell'epoca. Maybelle è ricordata anche per aver inventato il Carter Family Picking o Carter Scratch, una tecnica rivoluzionaria di fingerstyle guitar che contribuì a rendere la chitarra uno strumento leader in una formazione di musicisti. Influenzò profondamente lo stile di chitarra di molti artisti a venire, incluse le sue figlie, le Carter Sisters, che cantavano insieme a lei. Thank you very much, Adele, la nostra Wiki Lady. Cosa faremo senza di te? Una madre che canta con le figlie, che forza! La Carter, che Jack e J.R. preferiscono, è la piccola June. Lei è simpatica, è piena di vitalità, una ragazza di carisma, insomma. E il piccolo J.R., che vive un'esistenza quasi ai margini, è affascinato dall'energia che June Carter, sua mamma e le sue sorelle sprigionano. June fa parte dei suoi pensieri di giovane fan. J.R. sogna di conoscerla, questa famosa June, un giorno o l'altro, solo che non ci crede troppo. È un po', sapete, no, quelle cose che pensi ogni tanto, che provi a immaginare, o le parole che userai, i vestiti che avrà lei, cose di questo tipo, ma magari sono sogni che rimangono tali. Ma a volte la vita vera supera le barriere dell'immaginazione. E il sogno del piccolo Johnny Ray Cash in quelle notti d'estate
non ci impiega troppo tempo a diventare realtà. E tu, Memphis, di sogni ne sei qualcosa, vero? Io sogno tutto il giorno, tutta la notte, sogno sempre. A volte devo fermarmi perché confondo la realtà con la fantasia e coi sogni. Quando sei all'apice è facile trovare persone che salgono sul tuo carro. Ma è quando sei in mezzo alla polvere che tutti si dimenticano di te. L'avete mai provato? Johnny Cash, il divo del country, colui che ha saputo parlare al cuore dell'America. Beh, vive una crisi. Una crisi che è nera, 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 ma così nera come gli abiti che indossa. Il mondo della musica alla fine degli anni 60 cambia faccia. I Beatles, Bob Dylan, i Rolling Stones sono il nuovo tempo, la tendenza. Qualcuno dice, Johnny Cash, ma quella è roba vecchia. E in quel momento Johnny Cash ha due certezze. La sua compagna di vita, June Carter, che ascoltava quando era bambino, l'avete capito, è lui il J.R. di prima. Coincidenza. È riuscito a sposare la donna della sua vita. Beh, allora i sogni si avverano. Pensate che bello se tutti riuscissimo a sposare i nostri idoli. No, a me non piacerebbe. Ma mi ricordo, sposerò Simon Le Bon. Ogni modo, Johnny non vive un bel periodo. È giù, è triste, annoiato, si sente messo da parte. Certo, c'è la musica, c'è la sua voglia di parlare agli umili, di cantargli gli umili. La passione però non basta. Johnny deve fare la voce grossa per farsi sentire dai discografici. E i milioni di copie vendute, ma sembrano non valere più nulla. Come ti senti, Memphis, a raccontare una storia di una caduta e forse di una risalita? Sento di dire qualcosa di vero, perché tutte le storie vere sono fatte di cadute e risalite, altrimenti sono solo mongolfiere. Johnny Cash si trova tagliato fuori, come se fosse la vittima di un ricatto. O ti adegui alla nuova tendenza o hai chiuso. Un animo sensibile come quello di Johnny Cash non resta indifferente a tutto questo. Beh, banalmente potremmo dire, Cash, cantaci su, dai, che ti passa. Ma lui ormai non riesce più nemmeno a far quello. Ed è così che la crisi diventa ancora più forte. La droga, l'alcol, la depressione diventano i suoi nuovi compagni di viaggio. Johnny è vicino al crollo quando si scontra con il suo manager storico, Lou Robin. Eccolo qui al telefono. E sicuramente non è portatore di belle notizie. Cash, fattene una ragione, bisogna cambiare. Dylan suona l'elettrica. I Birds suonano l'elettrica. I Beatles suonano l'elettrica. Tutti suonano l'elettrica. Non me ne frega un cazzo. Ah, sei troppo anni 50, il mondo va avanti. Tra qualche anno nessuno, a nessuno importerà più di uno che si veste come nel Mesozoico. Ah sì, e cosa dovrei fare? Ficcarmi una giacca di pelle, i pantaloni di Catwoman e suonare una chitarra elettrica? Lu, io non sono così. Ah, non sei così? Allora no. Che cosa sei? Io sono uno che canta ai disgraziati, i poveri diavoli, gli emarginati. Gente che manco lo sa che cos'è una chitarra elettrica. Persone autentiche, vere. Lu, non sono uno che puoi prendere e trasformare di colpo solo perché qualcuno su una rivista ha detto che il trend è cambiato. Io me ne frego delle mode. Me ne frego degli altri cantanti, me ne frego dei critici e dei fan. Io il trend non lo seguo. Beh, male non ti farebbe. Toglitelo dalla testa. E Johnny cosa fa? Anziché farsi crescere la frangetta, leggere Proust e darsi un tono, sceglie di dedicare un disco ancora una volta ai dimenticati. Del resto, è quello che gli riesce meglio, no? The Man in Black, uno dei soprannomi di Johnny Cash. Beh, questo album vuole registrarlo in un luogo particolare. Beh, indovinate, al suo interno ci possono stare tante persone. È un posto, sì, un po' spartano, che puoi trovare in tutte le città del mondo. Il più famoso? Era su un'isola, a largo di San Francisco. Non vi viene in mente niente? È dalle prigioni di tutta l'America che Johnny Cash riceve tantissime lettere dei suoi ammiratori. Ciao Johnny, sono uno dei tuoi più grandi fan. Tu l'hai capito davvero cosa vuol dire restare qui?
Caro Johnny, sto per uscire. La tua musica mi dà la forza per prepararmi a questo momento. Sono qui da 14 anni e non ho mai ricevuto una visita, tranne quando suono i tuoi album. La musica di Johnny per queste persone è salvezza. È vero, probabilmente non sono aggiornati in fatto di trend musicali, ma i testi di Johnny Cash li fanno sentire rassicurati, protetti. Sentire i pezzi di Cash, anche se sono dietro le sbarre, li fa sentire a casa. E Johnny sa che il rischio di essere mandato a quel paese dai produttori è altissimo. Eppure vuole fare un regalo a chi vive la sofferenza di una vita dietro le sbarre, incidendo un album dal vivo nel carcere di massima sicurezza di Folsom. E vi starete chiedendo, dove si trova Folsom? Folsom è un centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Sacramento dello stato della California. La cittadina è nota per la presenza nei dintorni del famigerato carcere di Folsom, la seconda prigione più antica dello stato della California dopo San Quintino, istituita nel 1888. 5 blocchi di detenzione. Il blocco 1, oggi, è il più popoloso degli Stati Uniti, con una capienza di circa 1200 detenuti, divisi in sezioni su 4-5 livelli. Ogni cella è dotata di gabinetto, lavandino, letti a castello e di un armadietto per i beni dei detenuti. Merci, merci beaucoup, Wiki Lady Adele. In questo carcere non ci trovi quelli che rubano le mozzarelle al supermercato e neppure delinquenti di mezza tacca che scippano le vecchiette, no, i criminali di Folsom si trascinano addosso le cicatrici di una vita infame in cui spesso c'è scappato il morto, quando era solo un morto. Alla Columbia, la casa discografica di Johnny, di cicatrici però non ne vogliono sentir parlare. Scusate, squilla il telefono, forse sono loro. Johnny, Folsom non è il paese della cuccagna. Se fai qualche stronzata delle tue, finisce che ti ci fanno restare tra quelle quattro mura. Accadrà qualcosa di grande a Folsom. Sì, sì, una grande stronzata. Noi ti diciamo che ti serve un nuovo sound, e tu invece che cosa fai? Cosa faccio? Una stronzata. Vuoi incidere un album dal vivo con gli stessi musicisti di sempre, per giunta dentro un carcere. Quest'operazione è una follia. I tuoi fan sono persone di chiesa, Johnny. Meglio così. Le persone di chiesa sono gente che sa perdonare. Perdono? Ma si vede che tu di cristiani non ne hai mai conosciuto mezzo. Non vogliono sentirti cantare davanti a pedofili e assassini pronti a eccitarsi prima dell'ora d'aria. Dimentichi una cosa. Io in prigione ci sono stato. La conosco quella sofferenza. L'acciaio incrostato, i materassi marci, l'odore costante di cesso. Ma Cristo, Johnny, sei stato mezz'ora in un carcere di El Paso per due tranquillanti all'aeroporto. Ma sei una fighetta, non Dillinger. Te ne devi fare una ragione. Senti, il 13 gennaio io sarò alla prigione di Folsom con June e gli altri. Poi sentirete le registrazioni e se non vi piacciono, bruciatele. Ai detenuti di Folsom propone un repertorio delle sue canzoni. Non sceglie i titoli più famosi come Walk the Line o Ring of Fire, ma brani che i detenuti possono sentire vicini alle loro storie. E mentre sistema la scaletta insieme al resto della band, Johnny riceve una visita speciale. Uno dei preti della prigione, il reverendo Grasset, è venuto a trovarlo in camerino, con sé a un nastro. Mr. Cash, ascolti questo brano. Non ho mai sentito nulla di più autentico. E chi l'ha scritto? Uno dei nostri detenuti, Glenn Shirley. Ci tiene tanto che lo ascolti. Bene. Applausi. Applausi perché Johnny Cash inserisce all'ultimo momento quella canzone che si chiama Greystone Chapel. C'è una cappella grigia qui a Folsom. Un luogo di fede in questo covo di peccato. Glenn Shirley, di professione, fa il rapinatore seriale. In congedo forzato per ovvi motivi. Sta in gattabuia. Ha scritto il pezzo ispirandosi alla sua esperienza nel carcere. A Johnny non sembra vero di poter cantare un pezzo così toccante.
Telefona alla moglie June che